Allora, siamo a parlare con il primo degli italiani esclusi dalla Gold, la beffa di un solo punto, nonostante un ottavo, un secondo nelle due regate di ieri. Immagino che tu sei deluso, ma anche in qualche modo contento dei risultati di ieri. Beh sì, sicuramente contenti delle prove di ieri, anche se comunque abbiamo tanti punti da recriminare su entrambi le prove, perché avevamo girato terzi e primi le due boline. E ovviamente ripenso a ogni singolo punto perso, perché sei fuori di un punto. Appunto. Esatto. Chi è quello davanti a te? Davanti a me è un cinese che tra l'altro si sta anche giocando l'Olimpiade, quindi adesso stato niente da fare. Poco da fare, diciamo. Peccato, perché nella Gold al Mondiale c'eri già stato 2 anni fa in Olanda, quindi non sarebbe stata una novità pazzesca. No, più che altro avrei migliorato il mio, essendoci 32 barche nella Gold, avrei matematicamente già migliorato il mio miglior risultato e ovviamente era l'obiettivo. Comunque niente, faremo belle regate in silver, questo è l'obiettivo. Cosa ti ha detto questo mondiale? Cioè, hai voglia di rimpegnarti per il prossimo quadriennio? Stai ricominciando? È un momento di svolta per la classe, l'Olimpiade si avvicina, quindi si riparte? No, sicuramente c'è la voglia, l'intenzione di continuare. Diciamo, questo era un punto per misurare il nostro livello, insomma, a che punto siamo. Siamo comunque soddisfatti, anche se l'amarezza ovviamente oggi, ieri e oggi, che il giorno dopo c'è. Beh, allora buon divertimento per la Silver, ci vediamo dopo le regate, grazie mille, grazie.